il filantropismo interessato, chiamiamolo, non è la parola giusta, certo, inventato dai Rockefeller, che naturalmente avendo milioni di miliardi da tutte le parti non fanno nessuna fatica a investire, ma non investono mai in vera beneficenza, cioè investivano per esempio nelle università dicendo, ah, ma voi avete bisogno di nuovi microscopi, avete bisogno di nuove, ma ve li doniamo noi 20 milioni di dollari, per dire che a quell'epoca era una cosa folle. Naturalmente non vi dispiacerà se mettendo 20 milioni di dollari nelle vostre casse mettiamo anche una o due persone della nostra società che controllano come vengono investiti questi soldi. Tu sei un'università disperata che hai 4 centesimi, che riesci al massimo a comprare le matite e le gomme da cancellare, è chiaro che accetti questo. Ecco, con questo meccanismo, chiamato filantropia interessata, nell'arco di 10 anni hanno praticamente rimpiazzato o infiltrato comunque i corpi dirigenti di tutte le grandi università americane di medicina e hanno lentamente spostato l'insegnamento verso la medicina allopatica, che era basata sui prodotti chimici che nel frattempo cominciavano a produrre. Quindi fuori i naturopati, avanti con le pillole e avanti con l'insegnamento per le nuove generazioni di medici che da oggi poi ti venderanno solo pillole. È stata un'operazione rapidissima, relativamente indolore, perché hanno speso relativamente poco, e hanno praticamente comperato la mente di tutti i medici, le persone oneste, di buona volontà, che vanno a fare il medico, perché uno che va a fare il medico, come istinto, uno che vuole aiutare gli altri, quindi è una persona sicuramente altruista, almeno il 99% dei casi, magari uno lo fa perché vuole comprarsi la Porsche, ma credo che il medico di natura sia una persona che vuole aiutare gli altri. Ma gli hanno comprato cervello, e se cominciano a insegnarti, fin dall'inizio, che soltanto le medicine allopatiche sono quelle che funzionano, ecco che poi ti trovi oggi, per esempio, che tu vai dal tuo medico, hai il cancro, e dici, senta, mi hanno detto che la cartilagine di scuola funziona. Ecco, questo ti guarda e ti fa una risata di compatimento. Ma per favore non mi venga a raccontare queste cose. Lui è in buona fede quando ti dice questo, perché gli hanno insegnato che non funziona. Il problema è che chi gli ha insegnato aveva degli interessi molto particolari a insegnargli che soltanto le medicine chimiche funzionano, perché quelle si vendono. Quindi il gioco è relativamente semplice, però la mente, la prima cosa che ha conquistato è la mente delle nuove generazioni. Parlo degli anni 40, ormai tutti i medici, ormai da decenni, tutti i medici rifiutano per principio, trovi pochissimi che sono aperti abbastanza da considerare anche una medicina naturale, un rimedio naturale contro il cancro, malattie del genere. Ma il 90% ti ride in faccia, non perché siano stupidi, ma perché gli hanno insegnato proprio dall'inizio che queste sono stupidaggini, li hanno condizionati a reagire di quel modo e quindi loro ti mandano al diavolo. Quindi se tu vuoi avere delle vere possibilità di salvarti, devi avere il coraggio anche di prendere il tuo destino nelle tue mani, devi informarti, devi decidere da solo. Per questo io non suggerisco mai una cura rispetto ad un'altra, o non dico più di tanto, perché in realtà non posso garantire niente. So però che ci sono almeno 10 cure che sono dimostratamente valide contro il cancro, e le ho raccolte tutte in questo film, e porto tutta la documentazione a supporto di questa affermazione. Dopodiché ognuno deve prendere le proprie decisioni, correre i propri rischi e fare la propria strada. Ecco, questa è la mia posizione. Certo, però queste cure che questi naturopati o comunque queste cure naturali, che questi medici, perché comunque sono sempre stati scienziati, medici, abbiamo persone come addirittura come si chiama Wilhelm Reich, che è stato anche lui messo al rogo per le sue idee, anche su altre, certo, su altre questioni, che hanno... Se per caso un medico, sì, c'è quasi sempre un medico alla base, se per caso un medico devia, esce dal bin al seminato e appunto impazzisce, come ha fatto Gerson, impazzisce per virgolette ovviamente, che dice che per curare tutte le malattie, non solo il cancro, basta fare una certa dieta, ecco che diventa, virgolette, un ciarlatano, diventa un pario della società, come è successo a Simoncini ultimamente. Gli hanno fatto di tutto, cioè lo hanno accusato addirittura di omicidio indiretto, perché una persona che ha fatto la sua cura alla fine è morta, come se poi loro li salvassero tutti, capisci, dal cancro. Certo. È la cosa veramente, gli hanno tolto la licenza, non può più operare in Italia, è costretto ad andare a fare le cose per salvare la gente, andare in Bulgaria, in Sud America, in posti del genere, pur di riuscire a salvare qualcuno dal cancro, ma continua comunque a fare la sua strada. E certo, Simoncini è un oncologo, quando arriva l'oncologo dice, signore, io ho scoperto che il bicarbonato, in certe particolari condizioni almeno, fa andare via il cancro, ma non puoi accettare una cosa del genere. E siccome lui è un oncologo, devi per forza discreditarlo, dire che è un ciarlatano, eccetera, eccetera.
Purtroppo, finché hanno il controllo dei media, ce l'hanno ancora ufficiali, la verità ufficiale rimane quella. Certo, tra l'altro Tullio Simoncini è stato anche sputtanato da Striscia la Notizia e veramente in quel contesto lì tu non hai possibilità di replica perché le vere possibilità di confronto potrebbero esserci solo nell'ambiente scientifico, in un laboratorio, lavorando su dati, su misurazioni e su dati oggettivi, insomma, fra scienziati. In realtà sì, il ragionamento è giusto, la realtà però non è nemmeno così, perché adesso qui scatta l'altro trucco meraviglioso. Se tu Certo. senti, appunto, per esempio, la trasmissione proprio che ha fatto Mi manda Rai 3 contro Simoncini, c'è un famoso oncologo, che non mi ricordo come si chiama, uno di questi principi dell'oncologia, dei diritti rispettati, che dice: non esiste nessuna dimostrazione scientifica che il bicarbonato curi il cancro. È vero, in realtà, come dato di fatto, ma se vai a scavare un po' oltre, scopri che chi dovrebbe mai farla questa sperimentazione scientifica per essere valida e accettata? Le stesse industrie farmaceutiche che poi avrebbero interesse a produrre, a mettere sul mercato un certo prodotto. Siccome non c'è interesse perché il bicarbonato non puoi brevettarlo e costa 50 lire al chilo, allora nessuno fa questi test. Quindi quando uno ti dice non c'è nessuna prova scientifica che funzioni, bisognerebbe immediatamente chiedergli: scusi, esiste qualche prova scientifica che non funzioni? L'altro ti direbbe sicuramente no, non che io sappia. E allora, caro testa di pesce, vuol dire che una sperimentazione scientifica non è mai stata fatta. Se non possiamo dimostrare né il positivo né il negativo, perché non la fate, visto che c'è un sacco di gente che continua a dire che guarisce? Questo è il vero problema. Cioè loro da una parte controllano la sperimentazione, cioè che non la fanno, e poi usano la scusa, sai, non ci sono prove scientifiche, come se queste prove dovessero arrivare da Marte con la navetta delle 2 e un quarto una volta alla settimana. Sono loro stessi che devono dare, ma no, ovviamente non lo fanno. Che Certo. curioso, non ci sono prove scientifiche. È come il NIST, scusami, l'Istituto di Technology che ha analizzato il crollo delle Torri Gemelle a New York, e dice: non abbiamo trovato prove di esplosivi. E quando gli hanno chiesto: ma le avete cercate? No, perché in realtà non c'era motivo di cercarle. Certo. Capito? E questa è una risposta scritta ufficiale, non è che sto dicendo una barzelletta. Non le abbiamo cercate perché non ci sembrava ci fossero motivi per cercarle. Bravo, sono capace anche io a fare inchieste così, scusami. Hai trovato l'assassino che tu fa pagina? No, hai cercato in casa? No, perché non mi sembra il caso di cercare in casa. Grazie. Certo, Questa è la storia. è come affidare all'assassino di turno l'indagine, di fare l'istruttoria, diciamo, del suo processo penale, insomma, quindi. E se non l'assassino direttamente al suo mandante, che poi è quello che succede. Ma scusa, guarda che coincidenza nella storia. La famosa commissione Warren, che avrebbe dovuto indagare sull'assassinio di John Kennedy, è stata costituita. Non era il presidente, era però la persona più importante, in quanto era quella che si occupava di ammettere e decidere quali prove, quali testimonianze valutare e quali no, quindi in realtà quello che aveva in mano il processo. Si chiamava Allen Dulles, Allen Dulles, si scrive in italiano. Allen Dulles era il capo della CIA dal 52, era il più grosso nemico di Kennedy ed era stato licenziato da Kennedy 6 mesi, per un anno prima, un anno e mezzo prima, in seguito alla famosa storia della Baia dei Porci. Quindi Kennedy licenzia Dulles, qualcuno decide di far uccidere Kennedy e a capo della commissione che decide chi è stato a uccidere Kennedy ci mettono Dulles. Tu pensi che questo qui dice: ah, scusate, abbiamo scoperto che siamo Siamo stati stati noi? noi. Oppure ti dice: secondo noi è stato Oswald e non se ne parla più. Capisci che il meccanismo è quello. Certo. Tra l'altro, nel caso del cancro, delle cure per il cancro, adesso c'è questo allucinante meccanismo che è nato in seguito alla decriptazione, decifrazione, insomma, del genoma umano, che ti vogliono fare la cura personalizzata. Poi mi piacerebbe che tu raccontassi un po' come funzionano queste cure della medicina ufficiale, diciamo, cioè usano le sostanze cancerogene o le radiazioni che sono Ah sì, anch'esse. l'altra scoperta, ma devo dire, ma è anche allucinante, qui aiutatemi voi, troviamo una parola nuova e coniamola perché non esiste ancora nel dizionario italiano questa parola. L'altra scoperta XXX che ho fatto è che loro, da una parte ti dicono ci sono solo 3 tipi di cura disponibili, cioè chirurgia, radiazioni oppure chemioterapia, o una combinazione di due o di tutte e tre anche in certi casi, no? Certo. La chirurgia ovviamente rimuove il tumore, ma non ne rimuove né la causa né eventuali cellule cancerogene che vanno in giro e che infatti poi ritornano in forma di metastasi, quasi sempre. Le radiazioni, e lo dice la parola stessa, sono in realtà cancerogene perché creano
potenzialmente creano delle altre cellule cancerogene, sono radioattive, sono raggi simili alle radioattive, sono, io non so il termine tecnico, ma è come venire sottoposti a una onda radioattiva. E soprattutto i chemioterapici non è che potenzialmente possono causare il cancro, ma cito il fogliettino, cioè come si chiama il foglietto che c'è dentro nella medicina, Il come? bugiardino. Il bugiardino, sul bugiardino c'è scritto questo composto particolare, in almeno 3 o 4 dei 10 chemioterapici più diffusi, questo composto causa il cancro agli esseri umani. Certo. Cioè non potrebbe causare, che fanno finta di niente, fanno i vaghi. No, è noto per essere carcinogeni, cioè cancerogeno per gli esseri umani. Quindi ti danno una medicina che teoricamente, in realtà appunto, perché è cancerogeno? Perché in realtà la chemioterapia uccide tutte le cellule di un certo tipo, sane o malate che siano. Quindi certo che uccide anche quelle cancerogene e quindi ti allunga la vita di qualche ventina di minuti. Peccato che nel frattempo ti distrugga anche il sistema immunitario, casca i capelli, casca le unghie, eccetera, 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 eccetera. Per cui alla fine, quando hai avuto quei 20 minuti in più, e loro si sono incassati i 20 milioni di euro in più che ti prendono ogni volta, per dire, tu comunque non hai più niente del sistema immunitario che sia in grado di reagire e di combattere il cancro che ti è rimasto addosso. Quindi alla fine sanno già che muori comunque. Ma prima ti mungono come una vacca, per dire. E ti danno queste medicine che, fra l'altro, vai a vedere, costano 5, 6, anche 7.000 euro al mese. Sì, Io ho sì. trovato delle confezioni di, credo che si chiami Sunitinib, uno dei chemioterapici che ti danno, che sono 7.000 euro al mese. Ma nemmeno delle palline d'oro costano così tanto, no? Perché sanno che te le danno per forza perché te le impongono, addirittura negli Stati Uniti. Quando ti operi, devi firmare per il cancro, devi firmare prima che accetti dopo di prendere chemioterapici. Uno dovrebbe dire, ma scusate, perché addirittura, se è mio interesse, perché dovrei addirittura firmare prima che dopo li prendo? Perché magari la risposta non scritta è, dopo ti vieni a sapere cosa ti fanno veramente e non li vuoi più. E gli fai Invece causa. ti obbligano prima addirittura, quindi è una cosa pazzesca. Da una parte ti obbligano, dall'altra te le mettono a 7.000 euro al mese. È una roba, ti dico, non c'è la parola per descrivere questo, non c'è. Non posso usare vergognoso, scioccante, sono parole ridicole in confronto a quello che provo. Sono troppo leggere per descrivere Sì, cioè, sono troppo abusate, non so, qui siamo non è neanche un'altra dimensione, siamo in un'altra magnitudine di crimine, secondo me, che non è ancora neanche ben concepito e ben definito, secondo me. assolutamente. Comunque, questa è la situazione. Sì. Mi sembra che mi mancava qualcosa da risponderti, ma hai chiesto No, altro. no, su questo discorso dei metodi della medicina ufficiale, poi nel documentario lo spieghi benissimo, ma è questo qua il succo in sostanza. Un'altra cosa, io ti volevo chiedere, questi ricercatori che invece seguono il filone della medicina naturale, quindi si accorgono che certe sostanze, magari naturali, riescono, come hai detto te, la cartilagine dello squalo, ma anche, non so, questa Essiac, questa pozione che questa donna aveva miracolosamente avuto, credo, mi pare di ricordare in eredità. Sì, la storia della Siax è molto interessante, se vuoi in 2 minuti te la Sì, riassumo. Una racconta. nurse canadese, una cameriera canadese chiamata Renée Caisse, negli anni 20 ha scoperto, perché aveva la madre con il cancro, dal capo della tribù locale, degli indiani locali, la tribù degli Ojibwimba si chiamano, le ha dato questa ricetta di 4 erbe da mescolare in un certo modo, cioè, l'ha provata sulla madre che ormai era condannata a morte, quindi comunque non aveva speranze, e la madre è guarita. Ora, questa nurse, Renée Caisse, non era dottoressa, non è mai stata dottoressa nella sua vita, però a questo punto ha cominciato a provare la stessa ricetta con altre persone. Nell'arco di pochissimi mesi si è sparsa la voce che questa donna in Canada, in questa cittadina del Canada chiamata Bracebridge, curava la gente dal cancro, ha cominciato a venire da tutto il Canada. Addirittura il sindaco della città ha saputo di questo, hanno fatto una riunione, il municipale, diciamo il collegio del municipio, e gli hanno dato in donazione un edificio che era stato requisito per frode fiscale a qualcun altro, e per permettere di fare una clinica. Le uniche condizioni erano che non facesse pagare niente ai pazienti e che i pazienti avessero una diagnosi originale del dottore di cancro. Questa donna è arrivata negli anni 40, curava dalle 300 alle 600 persone alla settimana.